Ok. A voi che si vede sì, perfettamente. Sì. Siamo caldi, ragazzi. Al conteggio. 3, 2. Vediamo se Danny la tiene, ragazzi. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Neanche 2 euro del Prime, non fa la sub. Viene qua, rompe il cazzo. Oh, stronzo, vogliamo trovare da dire Max di Box White? 1v1? Entra. 1v1? Andato. 1v1 vecchio secco sul ring, così pam pam. C'è Rizzitz, calma. Teniamoci calmi. Ma spi, spi. Morto? Mi hanno trombato il culo letteralmente. Con chi stavo fightando, ragazzi? Porco zio! Ho pappato così! Puttana, vecchio! Che cazzo era Norai di questo? Immediatamente. Allora, non so se si vede. Guarda la postazione. Puttana, cioè, il bomba, ma serio. Questa, boh, Razer, come cazzo si chiama? Ma da quant'è che ce l'hai sta postazione? Oh, 2 anni, ma le periferiche sono nuove, ma il pezzo forte è qua, vecchio. Occhio minchia, credevo mi stessi facendo vedere il cazzo, mi ero preoccupato. Merda, mi schio male. Ma no, questo era standard. Dio buono, mi sono spaccato la capa. Questo era standard, era standard. Questo si è fatto sbucciare. Lei è felice che abbiano tolto un attimo che ho le api nel culo. Merda. Sì. Ma perché non va? Sì! 3 e 4 gli ho lasciato. Che culo. Buono così, siamo di nuovo qua. Siamo già arrivati. Meglio andare per i cazzi, ragazzi. Meglio per i cazzi che van più veloce qua. Scorrono più lisci. Dio papa! E quelle di coloro che non hanno fiducia nell'avvenire. Signore, pronuncia la parola della quale possiamo fidarci, in modo tale che i nostri cuori scoraggiati si accendano e noi osiamo avere fiducia nelle vie di Dio. Amen. Porco! Ovviamente loro... Ma... sono morso attraverso il cazzo di muro! Ma come cazzo sono morto? RP assalti, Macelli era figo. Ma guarda House, ti dico la verità. Vecchio, io di andare a fare la gang, lì che arriva devo fare... Oh bello! Oh bella fra! Ma oh bello, sto tutto fatto, vecchio, cioè, senso, con tutto il rispetto, vecchio, io la capa la tengo, ti dico la verità. Cioè, io, vecchio, alla sera, quando arrivo a tarda serata, dopo che ho traiardato tutto il giorno su Forte, cioè, voglio arrivare comunque in serata e sentirmi cazzo sano di mente, cioè, non voglio arrivare che al primo ghetto che arriva. Ma oh, bella fa, oh bello, ma passami sta canna, cazzo. Tutti così, cazzo, che si toccano, si muovono. Oh, bello, stai calmo. Oh, cazzo, cazzo, fra. Cioè, così. Mi sembra tutti in cocaina. Oh, Flash. Ciao, bello. Dove andiamo? Niente, ha sentito l'odore di Juventino, ragazzi, che gli ricorda la merda della lettiera. Io con ultra sincerità ti posso garantire che non vedo l'ora di metterti qualche salsiccia in bocca in azione. Puttana casa, guarda, non ne parliamo. Se ti becchi in azione di buono ti vengo a cucinare. Meta fa cagare. No, vecchio, dai. Cioè, ti giuro, non si può giocare. Non si può giocare. Cioè, non si può giocare. Sa che c'è un tuo amico, forse?
No, chi li conosce, non giuro. Non so chi sono. Ok. Ma che cazzo è questo? Che cazzo fanno quelli? Porco! Porco Dio! Dio cane! Porco! Dio! Porco troia! Dovrei essere inculato da un muflone! Qua no! Godo! 45 minuti, mottoni! Medico? Sì, sì, la sto usando io, toglietevi tutti, toglietevi tutti. Signor Tony, si levi. Ok, me ne vado. Anche lei, occhio, ce ne sono due nel serbatoio qua. Fede, io sto fottendo. Mi sa che mi metto anch'io, aspetta un attimo. No. No, devi non fare ste cazzo di cose. Come no? Stai brindando, scusate. Aspetta che vengo anch'io a tirarmi un raspone qua dentro. Ma mi perdoni, ma me lo sta tenendo lei in mano, dilatore. Ma cosa fa? Mi perdoni. Ci metta la mano anche lei. Stiamo a tirare la sciaga. Merda! Tu racconto perché sicuramente mi dà modo. Guarda il gattaccio che si è rimesso di nuovo là in tiro. Con i binocoli, cazzo, lo vedo là, cazzo, sembravano quelli là, i guardoni giù al Belle Avenue, come cazzo si chiama. Puttana, guarda, è due giorni che veramente non vedo la mia ragazza da cinque giorni, quello che è quattro giorni. Puttana, ogni ragazza che vedo veramente vado fuori di testa, bisogna stare calmi, infatti. Bisogna mantenere stati... bisogna stare molto calmi qua. Sei andato a farti controllare le palle dall'andrologo? Anche io me lo immagino. Mi appoggi la destra. Faccio sentire la sinistra. Un po' fredda la sinistra. L'ho sburrata prima. Mi sto caccia i coglioni. Ti ho fatto male per davvero oggi, raga. Porca troia. Ho preso succhino all'ananas e poi una brioche. Che cazzo dici? No, vabbè, sono fulminato, ragazzi. Ma che cazzo? Ma mia mamma mette le spugne abrasive in mezzo alle brioche. Ma porco Dio, credevo fosse tipo una merendina. Ma che cazzo è? Per avere un parametro. Ma un attimo, Pizzo, ma tipo quando te ti prende l'uccello, no? E ti porta. Cioè, tu cosa devi fare? Saltare via? Cioè, saltai via o lasciavi finire? Poi di solito lascio che finisca la ragazza. Cioè, in che senso mi prende la l'uccello? Ragazza. Posso dire se mi faccio prendere no, l'uccello? No, che cazzo stai dicendo? Ma in che l'uccello senso? Quello lì tra il livello 1 e il livello 2. Ah, e cos'è? Ah, facile. Col gatto che la gioca ancora! Buonasera. 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 Vecchio, vai a fare in culo te sto gioco di merda, veramente. Fai al F4, ti prego, fai al F4. Chiuditi, cazzo, non voglio vedere niente. Porco zio. Dio caro! No, sei ma anche il lanciarazzi. È andata. Porca zio. No. Ma chi? In pubblica poi, perché non ci stanno neanche le ranche. No! Porco zio! No! Ma che cazzo
cazzo è sto gioco di merda? Ho preso la shortcut god. Ma io sono sopra, vecchio, sono al grano. Ma come fai a cadere? Come fai a cadere? Io credo! Quello hanno fatto a Mara. Quello in right con me. La casa rosa, casa rosa, casa rosa. Hanno preso la RS7 nera. E se ne sta, no, nera, quella... quella scusa verde. E se ne stanno andando. Quello? Pizza? Aiuto! Dove? Ma ti due subito! Oh mio Dio! Oh, da dove, da dove? Porca troia! Da davanti, mi da davanti. Porca troia! Ma non è vero. Oh Cristo, la madonna, c'è un moscone sul mouse. Viva questo alle 3 del pomeriggio. Alle 4. Io sono di Palermo stamattina rispetto a te. Testa di cazzo. È molto cova che è più importante della Palermo stamattina. Guarda la delta parola. Altro che la palestra qua. Attenzione, attenzione please. Attenzione please. Por favor. Porco Dio, no. Ma e mi è rimasto nelle mani. È rimasto nelle mani. È veramente un po' quando tipo siete in bagno, vi girate e tipo c'è vostra mamma. Mi è rimasto nelle mani, scusatemi. Io no, non ho detto niente. Qualcuno muore. Ma vecchio, sono 15 kill. No, allora io giuro niente, il primo che muore. Lo permaflamma, ve lo giuro. Niente, no, vedi già l'abbiamo trollato. Tutto free da me. No, ragazzi, che cazzo fate? Mamma mia. Ci avete la mamma troia, ve lo giuro. Se il Tios me lo gira, me l'hai mandato. Sì, ah, ho visto, ho visto. Ok. Ah, proprio così dici? Per smaranzare in giro? No, dai. Non è male. Speriamo, almeno. Speriamo di no. Tio, la ringrazio. Spero a questo punto che non vinca lei, per l'amor di Dio. Dovesse arrivarmi una roba del genere a casa, io le sporgo denuncia, Tio. Perché? Ah! Porco zio! Ma che cazzo è? Puttana Eva! Porcate in modo tale che poi loro riescono. Che cura messaggi vocali. A fare queste cose. Sono una ragazza reale, come può stare tranquillo di far impazzire? Insomma. Ma come fa a sembrare vero? Chi cazzo è che mi manderebbe mai un messaggio vocale così se non una troia? Sì, o addirittura messaggi vocali. Tesoro, sono una ragazza reale, come può stare tranquillo di far impazzire? C'è neanche la mia fidanzata che ci sto insieme da 4 anni mi manderebbe un vocale del genere. Bella Alex. Perché gli occhi rossi, fumo della gran ganja. Della gran ganja dalla mattina alla sera, più o meno. Quindi il gran gangione è... cioè, fa l'effetto così, capito? Cosa ti pensi, cioè? Non hai visto prima che mi sono acceso una torcia olimpionica? Infatti. Che poi sai come è andato a finire quell'1v1 e crashato al 100° fight. Ma chi li stava vincendo? Io. Sì! No! Guarda, figlio di puttana! 41 a 27 per la precisione. C'hai replay! Vecchio, dobbiamo fare il replay! Ma che cazzo stai dicendo? Ok, aprami replay. Ma vecchio, mi avrei killato 50 volte mentre ero fermo! No, Bellissimo Radeon FM. Radeon the Goat. Meglio conosciuto come Impantouchable, quello che non tocca la figa, ragazzi. Untouched, più che untouched. L'accompagno in città. Dai, sali. Non sali. È che ha impegni. Ma impegni di che tipo? Mi scusi, ma... allora, lei c'è di testa o no? Salga dentro, dai, forza. Dai, faccia serio. Basta bidare, bastardo di merda. Prendi questo, ciuccio e bighello. Oh, bello! Porca... il più raro del gioco, ha detto. Ma ragazzi, appunto, cioè... ma c'è gente che non... oh, la purse! Puttana! Cioè, puttana non lei, dico... cioè, calma! Senso, bella carta, voglio dire... no, in realtà agilità 82.
Sto giro io entro da qua col cazzo che entro da lì. Ma che cazzo vuol dire, vecchio? Non esiste! Cioè, non mi è mai successo in arena in tutta la season! Mi beat up il boss! Mio cazzo! Vai! Wow! Wow! Puttana! Porco zio! Oddio! Madonnino, vieni fullo, Madonnino! Arrivo. Il mio medico! Arrivo. Venga. Mi serve supporto qua. Ma sei tutto chiuso, Bits? Cosa? È tutto chiuso? Sì, è tutto chiuso, non ti preoccupare. Mi servono dei mazzi, poi. Okay, stai sereno, è tutto chiuso. Oh! No! Ci rilascio. Porto uno? Bravissimo! Non era tutto chiuso. Vado white. Per me c'era un altro soggetto alla distanza. Dio caro! Oh dai! Se vuoi. Vai, se vuoi, ti seguo. È morto? Te. Palla? Fa schifo, è troppo forte. È troppo forte. Ma c'aveva pure in cash cap ieri? Aspetta che gli tiro un bel pallone. Ma è normale che ieri non ho potuto giocare in cash cap. Ma sono morto. Ma porco! Ma? Com'è possibile? Non lo so, bro, io sono andato una cassa, vedi tu, lanciare la palla. Se io me lo posso permettere, capito? Vecchio, ma cosa hai performato? T'hanno monocarriato. Io ieri ho performato. Vecchio, t'hanno monocarriato, giochi 10 ore al giorno, c'era Matteo Kessel, il gabbrone. Vecchio, io ma ieri ho performato, tu hai giocato con uno che ha vinto 8 FNCS e non si è riuscito a vincere più di 100 euro. Ma dormendo pure, te Kessel, ti è crashato! Io sono arrivato da solo, 2 milioni, non sei riuscito a vincere 200 euro. Vecchio, abbiamo vinto 260 euro parte 1, parte 2, il game che abbiamo fatto meglio. Io, Andy Trichelis, che non ha per il gioco, sono arrivato in end da solo. Da solo ho fatto 2 kill in rotation, porca della troia. Se ti è crashato! Un altro game si è fatto inculare come uno spavaldo, vecchio! No! Ce li aveva davanti, sì, ce li aveva davanti, ha dormito full! Non mi piace farmi inculare! Ma che state scorsa! Ho dovuto farti inculare che giocavi con Setti e Tyson! Stai zitto, ho giocato senza cam! Mi sei fatto trombare dal gabbrone! Vecchio, gabbrone! Mi sei fatto trombare dal gabbrone con tecnica esca! Mi sono fatti mettere le mani in faccia, me ne killo uno, l'altro me ne metto one hit, sto gioco è una merda di cane morto! Non si vedono i passi, me lo ritrovo dietro. Cazzo, sembra Maior col teletrasporto. Gravissimo. Gioco di merda. Sapevo. Cosa? Perché? Non ero io, eh? E chi era? Io no. Certo. Per lanciarla così, no! No! Le 20 sub pure andate! Dio caro! 28 minuti! 28 minuti! Niente, vuole aspettare proprio... Oh, vuole aspettare il più possibile. Buonasera! Puttana! No! Follow my Twitter, my YouTube, good luck. No! Take a like? No, vecchio, sono un idiota. Ok, c'è. Vai. Perché ha fatto la domanda, perché ha fatto la domanda. Va bene. A me? Aia. Chi caro? Io? Puttana cock. È Piz. No. È la puttana cock. Piz, è davvero la puttana cock. No. Piz, hai già capito l'andazzo dei salotti. Ma sei una merda. Questo è giusto. Questo è lui. L'ho trovato, dai, porco zio. Ok, Malassia. Se ce l'ho doppione, ma almeno lo vendo. Questo è lui. Certo, è lui, porco zio, cioè. È l'uomo.
chiamasta una bombetta. Sta una tromba. è lui vecchio. 1200 crediti. Cazzo, poi abbiamo fatto la squadra serie A. Io, ragazzi, mi guardo un attimo la mini roulette e poi partiamo. Tanto finisco la piana. Cazzo? No, zio, dai. Dai, ci becchiamo domani. No, dai, no, basta. No, dai, fai serio. Rotti coglioni, vecchio. No, cioè, da 40 minuti che sono qua, non farò un cazzo a aspettare sto coglione. Ti guarda i video delle roulotte, dai, vaffanculo. basta, Dio. No, ma come? Scusa. Vieni. Ma poi MVP? Di che MVP? Cioè MVP di cosa? Di un sacco? Me lo chiede l'MVP. Ma cosa gli diamo? Gli diamo due sacchi di patate. Oveno, for the MVP trophy I will send you, I don't know, I can send you my wrist, my watch, maybe, I don't know. Per il testo argomentativo, riflessioni sull'idea di nazione, sulla creatività umana nella corsa verso l'innovazione e il rischio del nucleare. E infine, per il tema di attualità, la lettera aperta con critiche all'allora. Elogio, sì, ma comunque ogni volta sti cazzo di esami di maturità mettono dei titoli proprio da cocaina. Ma che cazzo è elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp? Ma che cazzo vuol dire elogio della tesonera di WhatsApp? Intanto i suoi amici, io me li immagino. Hai presente quei meme tipo come ti immagini i tuoi amici? Come sono nella realtà? Tipo 4 NPC così. Gli amici di Erbetta. Così. 4 NPC. Guarda, ce l'ho fatta, bro. Cazzo, arriva una persona. Che cazzo è questo? Oddio, me la prego. Tutti, ragazzi. Okay. Sono uno di vita, sono andato. Porco Dio, siete veramente dei cazzo di mangia merda! Mamma mia, ballagli tutto! Puttana, come godo! Mamma mia! Puttana la goduria notturna! Ah, poi quando mi chiedono perché gioco le solo. Porco zio, come godo. Prendo, no, è il mio, io lo lascio. Se no, che cazzo fa, va in giro così. No, c'ho il bello fresco. Ah, bello. Aspetta che le faccio il segno di fumo. No, tenga, dai. No, ragazzi, da Gianluca non me l'aspettavo, sono sincero, credevo fosse una mia. Stasera tu non hai capito che devi stare calmo e di fianco ci avrai... Cazzo, 10 ragazzini di 13 anni che fanno: ciao Claudio, ciao, per fare una pistola. Non riesco neanche più a fare. Ma io comunque sono invecchiato, ragazzi. Sono invecchiato perché non riesco più a fare la voce da bambino. Fammi provare. Ciao Claudio, stasera me la dai una pistolina? Non ce la faccio, non c'ho più la voce. Ce la portiamo a casa col cuore. Si va a prendere la Lega Campioni. Arrivano, ragazzi, bisogna diventare dei malati psicopatici con le mutande sporche di merda dalla partita di Rugani in testa. Abbiamo solamente i sentimenti, le emozioni. Tua madre è veramente troia. Puttana, veramente, guarda, veramente sei di troia. Puttana, veramente, guarda! La tenga per Dio. Dio caro! A freddo, zio porco! Al cash fuori safe, ma sei marcio? Niente, vabbè. Dove cazzo è il cash? Te l'ho pingato, c'è un ping. Te l'ho anche detto. Dammi su, sono a te. Non ne avevi sei, vecchio, t'ho appena guardato! Ma che cazzo? Ma guarda sto coglione, no, vecchio, guarda sto coglione, aspetta che impazzisco. Non ne ho 200 mazze. Te lo giuro, pizza è una merda. Sei una merda, ho il coraggio di dire sto idiota spiegato. MVP. Holy shit. Oh mio Dio. Holy il più forte, cazzo. Dare, bastardo di merda. E dopo, vecchio, cioè devi stare prendi questo, ciuccia bighello. Prendi tutto. Merda, vecchio, stavo già guardando giù per farti capire. Perché? Pensavo fossi andato come, dai, come un collega che ha dato fastidio alla mafia. Giù con le scarpe di cemento.
vecchio tenilupo che si arrampica, si arrazza. Cioè, se ti prendo ti sbuccio come una cazzo di mela. Godo! Non me ne frega un cazzo! Funky Balagan! Porco zio! Godo come un cazzo di riccio! Godo! Vecchio, sono un cazzo basta di fenomeno! Di oh mio merda. Dio! Quindi questo, ciuccio oh Bighello. Mio Dio! È successo? Ho sparato sei... Vecchio, non lo so. Bomba! Dovete sempre mirare a credere ai vostri sogni e essere martellanti, ragazzi. Ogni cazzo di giorno dovete sempre picchiare duro, costanti, ogni cazzo di giorno, sempre. E comunque siete stanchi, non me ne frega un cazzo, andare, non vi va, non me ne frega un cazzo, fatelo, sempre e comunque. Ed è così che si ottengono i risultati, perché non pensate che sia più facile per noi perché siamo qui o cosa. In realtà non è così, bisogna cazzo menare ogni giorno, porco zio, dopo 4-5 anni... Dio porco, no, sono rovinato, non mi volevo commuovere, però in realtà dopo 4-5 anni è difficile, perché bisogna trovare comunque... Niente, si è rovinati, Dio porco, si è rovinati, è andata, mi avete fatto commuovere, è andata ragazzi, è completamente andata. Non mi sento bene, cazzo, c'ho il demone dentro, lo devo tirare fuori, lo devo tirare fuori. No, però a parte gli scherzi, non è facile ogni cazzo di giorno essere in bomba. Ed è lì che si vede il professionista, quello che anche in difficoltà, porco zio, è un cavallo pazzo e non demorde. È lì che si vede, cioè, proprio, dai cazzo, il cazzo di piombo.